Dal primo libro di Samuele. In quei giorni il Signore disse a Samuele: riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse il Betlemmita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vide Eliab e disse: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli, e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge. Samuele disse a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, fulvo con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo, è lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su Davide da
da quel giorno in poi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male. Perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo rincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, un tempo eravate tenebre, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da coloro che disobbediscono a Dio, è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce. Tutto quello che si manifesta è luce, per questo è detto: svegliati, tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Segue me, avrà la luce della vita. Gloria e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui, altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io.
Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra di loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda noi non lo sappiamo. E chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che, se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età, chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore non lo so, una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero: che cosa ti ha fatto, come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e gli dissero: suo discepolo sei tu. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati, insegna a noi. E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: tu credi nel Figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù: lo hai visto? È colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore. E si prostrò davanti a lui. Gesù allora disse: è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose: se foste ciechi non avreste alcun peccato,
ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Oggi, quarta domenica di Quaresima, è chiamata la domenica letare, cioè della gioia, del rallegrarsi, e l'antifona di ingresso spiega molto bene che cosa voglia dire questo rallegrarsi. Non è un rallegrarsi perché le cose vanno bene, perché siamo felici, perché la vita ci sorride, in questo periodo non potremmo tanto dirlo, ma è una gioia che nasce dalla partecipazione a un'opera di Dio. Rallegrati Gerusalemme, voi tutti che l'amate, voi che eravate nella tristezza, saziatevi della consolazione abbondante del Signore. E questo è il motivo della gioia, la consolazione abbondante del Signore. E come fa il Signore a consolarci? La parola di Dio e anche il Vangelo stesso oggi lo mostra molto chiaramente. La guarigione del cieco nato è un grande segno che Gesù mostra di potere, potenza sua, ma anche come insegnamento su quanto Egli fa accadere nella nostra vita. D'accordo, Gesù ha guarito quel cieco nato, ma questo racconto è simbolico per tutti noi, per la nostra vita. Ognuno di noi è un po' quel cieco che viene sanato, viene guarito, gli vengono aperti gli occhi, perché nella nostra vita possiamo vedere le cose di Dio nella verità e non nella menzogna, e possiamo vederle come Lui le vede. Nella prima lettura il libro di Samuele racconta la scelta di Davide come re di Israele. Il Signore dice a Samuele: ti mando da Jesse perché mi sono scelto un re. E questo re viene proposto dagli uomini, non certo Davide, viene proposto con i criteri umani. Mandano avanti i figli più belli, più alti, più grandi. Invece il Signore dice a Samuele: non guardare all'aspetto. Io non guardo come l'uomo, l'uomo vede l'apparenza, il Signore vede il cuore. Questo è molto importante. C'è un vedere giusto, che è quello di Dio, che ci ha creati, che ci conosce, che sa quello di cui abbiamo bisogno, e c'è un vedere solo da quella condizione di malattia nella quale noi viviamo per il peccato originale, dal quale però è possibile essere guariti. E allora questa domenica è un invito a considerare tutta l'opera che il Signore fa nella nostra vita, un'opera di guarigione, di risanamento della nostra condizione umana, dal battesimo, dal momento in cui uno dice credo, dal momento in cui uno accetta l'attaccarsi alla vita di Dio, a tutto quello che deve fare. Il Signore ci guarisce perché anche noi diventiamo guaritori, medico di altri nostri fratelli. Ecco allora che questo segno grande, questa guarigione, accade a quell'uomo non soltanto quando gli sono aperti gli occhi, ma soprattutto quando quest'uomo fa la professione di fede e dice: io credo. Chi è, Signore, il figlio dell'uomo perché io creda in lui? Gesù dice: lo hai visto, è colui che parla con te. Quando noi vediamo con gli occhi della fede Gesù, noi siamo guariti, abbiamo accettato i
gesti di Gesù che oggi avvengono attraverso la Chiesa, i sacramenti, la proclamazione del Vangelo che nutre la nostra fede, la vita nella Chiesa di solidarietà e di attenzione ai nostri fratelli. Ora professiamo la nostra fede. Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Nell'attesa della solennità pasquale preghiamo con insistenza il Signore perché insieme ai nostri fratelli di fede e del mondo intero possiamo sperimentare la forza rinnovatrice dei santi misteri a cui ci prepariamo. Preghiamo insieme e diciamo ascoltaci Signore. Ascoltaci o Signore. Ti preghiamo Signore per i catecumeni che riceveranno il battesimo nella prossima Pasqua. Perché il Signore accresca in loro la fede e la conoscenza della verità, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ti preghiamo per tutti coloro che sono ammalati, che sono nella sofferenza, nella solitudine, nella malattia, perché siano guariti, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutte le famiglie che celebrano anche in questo modo diverso, giorno del Signore, perché per tutti sia un giorno di luce e di guarigione nella speranza. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ti affidiamo, Signore, i defunti, che in questa giornata la nostra parrocchia ricorda e per i quali prega nelle messe. Benedusi Pietro e Govoni Cleofe, Masi Stefano e nonna Anna, e secondo le intenzioni del gruppo di preghiera di Padre Pio, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Guarda, Signore, la tua Chiesa che si rivolge a te in fervorosa preghiera, e dona il tuo paterno aiuto a coloro che chiami a partecipare ai tuoi misteri. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua volontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi il cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua volontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
Signore, riceva le tue mani questo sacrificio, la lode e gloria del Signore, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa. Ti offriamo con gioia, Signore, questi doni per il sacrificio. Aiutaci a celebrarlo con fede sincera e a offrirlo degnamente per la salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, con il tuo spirito, in alto i nostri cuori, sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, ringraziare sempre e in ogni luogo te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nel mistero della sua incarnazione, Egli si è fatto vita dell'uomo, camminava nelle tenebre per condurlo alla grande luce della fede. Con il sacramento della rinascita ha liberato gli schiavi dell'antico peccato per elevarli alla dignità di figli. Per questo mistero il cielo e la terra intonano un canto nuovo e noi, uniti agli angeli, proclamiamo con voce incessante la tua lode. Santo, santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nel alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, rese grazie, diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo. Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa del tuo regno. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, a cui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Matteo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
San Giuseppe e suo sposo, con gli apostoli, San Silvestro, San Francesco, Sant'Agata e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo figlio canteremo. Per Cristo, con Cristo e di Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, deformati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Il regno, la potenza e la gloria di sé. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
Dio che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto, perché i nostri pensieri siano sempre conformi alla tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero. Per Cristo nostro Signore. Un saluto a tutti voi che ci seguite da casa, auguri per la domenica e anche una buona settimana. Teniamo i contatti attraverso la preghiera soprattutto e ci salutiamo in questo giorno del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. In nome del Signore, andate in pace. Rendiamo grazie.